in questa edizione del D News. Fondi europei a rischio mentre la Sicilia arretra. A 3 mesi dalla rendicontazione, Forza Italia lancia l'allarme puntando il dito contro l'inefficienza del governo Crocetta. Fermati 5 scafisti egiziani per lo sbarco di migranti giunti al porto di Catania sabato 5 settembre. A Catania vigili del fuoco sotto organico, mal retribuiti, in età avanzata e demotivati, senza contare gli automezzi mal ridotti e insufficienti. A denunciare ciò il CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Roberto Grossi, il nuovo sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, a presentarlo questa mattina il sindaco Enzo Bianco. Sicilia. Dietro i numeri del disastro ci sono le responsabilità della regione. Cambiare le cose è possibile, anche con l'accordo quadro fra Quotidiano di Sicilia e Classe Dirigente Siciliana. Il QDS dà voce a professionisti, imprenditori, sindacati, volontariato per promuovere l'occupazione e lo sviluppo. Insieme per Risorgimento Sicilia. Sostieni la campagna etica. Abbonati. Dal 19 luglio, decollare di gusto è di norma. Territorio, cibo e cultura, il luogo di partenza. Norma, That's Sicilia, l'officina delle eccellenze. Aeroporto Fontana Rossa, Catania, ex terminal arrivi. Format, rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende forma. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli. Abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Sugli oltre 4 miliardi e 600 milioni di euro che l'Europa mette a disposizione della Sicilia, solo poco più del 50% è stato speso dal nostro governo che, se non agisce entro il 31 dicembre, rischia di perdere la restante parte. A denunciarlo sono i parlamentari regionali, nazionali ed europei di Forza Italia che, presentando un quadro preciso dell'attuale situazione, evidenziano come molti settori avrebbero bisogno proprio di questi fondi che però vengono bloccati all'inefficienza di questo governo. Settori come quello dell'agricoltura, dell'editoria, dell'impresa, insomma, settori strategici che potrebbero portare occupazione al nostro territorio, che invece langue con un PIL in caduta libera. La Sicilia non applica politiche virtuose di spesa, di attivazione razionale, efficiente e efficace della spesa, soprattutto comunitaria. Oggi Forza Italia ha voluto indire questa conferenza stampa per illustrare la preoccupante situazione sullo stato di avanzamento della spesa comunitaria, che a distanza di 3 mesi dalla certificazione, dalla rendicontazione, sostanzialmente dalla chiusura del programma, è bloccata a 3 miliardi e 100 milioni circa, a fronte dei 4 miliardi 360 milioni che dovremo spendere. Soldi che potrebbero essere spesi in diversi settori. Guardi, la Sicilia ha fame di spese, di investimenti. Non vengono fatti investimenti sostanziali e importanti in Sicilia da oltre 5 anni. La Sicilia ha perso in termini di ricadute di investimenti in conto capitale oltre 10 miliardi di euro negli ultimi 6-7 anni. In questo senso, questi fondi comunitari che avrebbero dovuto rappresentare la panacea o comunque una boccata di ossigeno al rilancio di un'isola ormai in ginocchio, rappresentano invece la mortificazione e di una gestione scellerata, fondata soltanto sui proclami, ma soprattutto la mortificazione, la frustrazione di tanti siciliani e tante imprese che speravano in questi fondi per poter rimettersi in verticale e invece rimangono in orizzontale. Per quanto riguarda i fondi europei, all'indomani dell'elezione Crocetta disse che questi sarebbero stati impegnati e spesi proprio per far crescere la nostra terra. A proposito anche del settore dell'editoria, Crocetta disse: per cos'altro li dovrei usare i soldi se non appunto per agevolare gli editori. Sono passati più di 2 anni e la Sicilia ancora il famoso bando per il passaggio al digitale terrestre non l'ha fatto, proprio perché non sono stati utilizzati i fondi europei. Sì, Crocetta non è solamente in ritardo
nell'attuazione dei fondi europei o in ritardo nel dare le risposte rispetto alle promesse che fa. In realtà è un governatore totalmente decontestualizzato, non ha assolutamente idea di ciò che accade in Sicilia, affronta la programmazione che un governo regionale dovrebbe fare a 10, 15, 20 anni per dare risposta a questa terra, in realtà con la estemporaneità del momento. Quindi una promessa di 2 anni fa magari non avrà mai risposte e l'editoria siciliana soffre. Da parlamentare europeo siciliano, che concezione c'è di questo sperpero di denaro che fa la Sicilia e del fatto che comunque la Sicilia non riesce a sfruttare per crescere i soldi che l'Europa manda? Ma c'è un atteggiamento di grande indisposizione dell'Europa nei confronti della Sicilia, della sua classe politica, burocratica e amministrativa. È paradossale che la Sicilia ha puntualmente perso ad oggi oltre 800 milioni di euro sui fondi PAC, per esempio. Siamo in assoluto ritardo, contrariamente a quello che puntualmente sbandiera in maniera ipocrita e non oggettiva il presidente Crocetta. Mi auguro che nel futuro si possa invertire la rotta, ma ad oggi la percezione a Bruxelles e a Strasburgo è certamente deficitaria. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania hanno posto in stato di fermo di indiziato di delitto 5 sedicenti cittadini egiziani per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto nel porto di Catania lo scorso 5 settembre di 344 migranti tratti in salvo dalla nave della Marina Militare Brasiliana Barroso e da 2 unità della Capitaneria di Porto. Completate le operazioni di sbarco, le attività investigative svolte dagli uomini della squadra mobile e del gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Catania hanno permesso di raccogliere significativi elementi indiziari nei confronti di 5 egiziani, Ali Mahmoud Ibrahim, classe 1978, Nim Shafai, classe 1993, Naim Mohamed, classe 1991, Al-Said Mohamed Ahmed, classe 1980, e Mohamed El Said, classe 1980, i quali sono stati individuati quali componenti dell'equipaggio di un peschereccio con a bordo migranti di varie nazionalità, medio orientali e subsahariani, soccorso delle unità italiane e da quella brasiliana. Le attività delle investigazioni della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, condotte a terra sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria etnea, hanno consentito di acquisire nei confronti dei 5 soggetti gli elementi necessari per chiarire il loro ruolo di scafisti e adottare i conseguenti provvedimenti di fermo. I 5 indiziati sono stati associati presso la casa circondariale di Catania di Piazza Lanza a disposizione della locale Procura della Repubblica. Sono 17 i lavoratori in nero scoperti nel calatino della Guardia di Finanza che prosegue le attività contro il fenomeno del caporalato del lavoro nero e irregolare. Questa volta appunto i controlli hanno interessato il territorio del calatino e sono stati mirati al settore agricolo e a quello commerciale. L'accesso effettuato presso un'impresa agricola di Gran Michele ha consentito di individuare 6 lavoratori impiegati nella raccolta dei pomodori senza alcun contratto e tantomeno la prevista copertura previdenziale. I riscontri effettuati hanno evidenziato che i 6 soggetti, 3 ghanesi, 2 senegalesi e 1 gambiano, tutti muniti di permesso di soggiorno, lavoravano in nero presso l'azienda da circa un mese, prestando la propria opera per circa 10 ore al giorno, ottenendo un compenso di 30 euro. I controlli nei confronti delle imprese agricole seguono altre analoghe attività eseguite nel mese di agosto presso i ristoranti di Caltagirone e di Scordia, a seguito dei quali sono stati individuati altri 11 lavoratori in nero, tutti italiani, risultati sprovvisti del contratto d'assunzione e della comunicazione preventiva prevista circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al termine dell'ispezione è stata interessata la Direzione Provincia del Lavoro di Catania per l'emissione del provvedimento sospensivo delle attività imprenditoriali. Sono state anche avviate le procedure per l'irrogazione della maxi sanzione, che va da un minimo di 1.950 euro a un massimo di 15.600 euro per ogni posizione irregolare, ai sensi della normativa di settore. Le attività di controllo volte a perseguire questi fenomeni e a tutelare gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole proseguiranno nelle prossime settimane, come affermano gli uomini nelle fiamme gialle. Fase di forte maltempo con intensi nubifragi e rischio medio-alto di possibili alluvioni al sud, a partire dalla Sicilia. Gli esperti del sito ilmeteo.it avvisano sin da ora che da domani notte, mercoledì e giovedì, le regioni meridionali saranno interessate da una bassa pressione che dalle coste algerine si porterà verso la Sicilia e poi sul mare Ionio.
Sarà intenso maltempo con nubifragi e alto rischio alluvionale sulla Sicilia, in trasferimento su Calabria, coste ioniche e Salento. Maltempo in arrivo anche sulla Sardegna meridionale. Il Catanese, Messinese, Siracusano e gran parte della Sicilia saranno raggiunti da fortissime precipitazioni, bombe d'acqua e nubifragi. Al centro-nord il tempo sarà soleggiato e fresco grazie all'anticiclone Bacco. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, comunica che la fase di intenso maltempo, proclamata già da venerdì scorso, continuerà anche nella giornata di giovedì, per poi allontanarsi definitivamente venerdì prossimo. Prestare molta attenzione a tutte le regioni meridionali, attuando quelle misure di prevenzione e di allerta, onde evitare danni a cose o persone, sottolinea l'esperto. Sotto organico, mal retribuiti, in età avanzata, l'età media è quasi 50 anni e demotivati, e questo è il quadro allarmante della situazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco reso noto al sindacato autonomo Conapo di Catania. Le prime limitazioni al turnover che hanno determinato la pesante carenza di organico, come spiega Gaetano Azzolina, segretario provinciale del Conapo, risalgono a circa 8 anni fa, quando il governo decise che ogni 10 vigili del fuoco che andavano in pensione se ne potevano assumere solo 2. Più recentemente si è passati a 5 ogni 10, ma non è bastato. Oggi mancano 3.854 vigili del fuoco operativi su un totale di 32.734, circa il 12%. Le 250 assunzioni di vigili del fuoco previste dal governo per il giubileo con il recente decreto enti locali non andranno a colmare questo buco di organico, in quanto, sottolinea il vice segretario Salvatore Petralia, si tratta dell'anticipazione temporale di assunzioni già previste con il meccanismo del turnover dimezzato. La carenza di organico è quindi destinata ad aumentare ulteriormente se l'attuale governo continua su questa strada. Siamo retribuiti molto meno dei colleghi di altri corpi, un non divario, spiegano i sindacalisti del Conapo, che va dai 300 euro mensili nelle qualifiche più basse sino ad arrivare a circa 700 euro di differenza nei gradi più elevati. Non abbiamo i trattamenti pensionistici legati all'attività operativa che hanno gli altri corpi dello Stato. Il personale vive questa cosa come un'ingiustizia delle istituzioni, visto che il ministro Alfano continua a trattare diversamente i suoi due corpi preposti alla sicurezza dei cittadini, la polizia e i vigili del fuoco. In questo momento poi si aggiunta anche il grave problema dell'aumento dell'età media del personale operativo, causata dalle mancate assunzioni, dall'immissione al ruolo di personale già in età avanzata e dall'elevazione dei requisiti di accesso alla pensione. Secondo il nostro ufficio studi, dice il Conapo, si è innalzata quasi alla soglia di 50 anni, una situazione mai vista nella storia del Corpo Nazionale. E questo, aggiungono i rappresentanti, incide sulle capacità operative individuali, sui tempi di intervento, ma anche sui infortuni sul lavoro, che non a caso stanno aumentando. Ai 3.854 che mancano vanno poi aggiunti circa 700 vigili del fuoco che, a causa di vari infortuni e malattie, sovente per causa di servizio, sono esonerati ai servizi operativi. Nel nostro lavoro, ricorda il segretario provinciale del Conapo, gli operativi possono passare da un'attività di routine ad una super intensa nel giro di pochi minuti, e a 50 anni il fisico non risponde come a 30, è inevitabile. Negli ultimi tempi poi tra i colleghi ci sono stati anche numerosi malori ed infarti sul lavoro, ma non vediamo adeguate misure di prevenzione da parte del Ministero dell'Interno e neppure i dovuti riconoscimenti di categoria usurante. In tutta la nostra vita professionale non veniamo nemmeno sottoposti a un elettrocardiogramma sotto sforzo, quindi la nostra amministrazione non sa se il proprio personale ha un cuore adeguato ad affrontare gli sforzi richiesti, e questo è gravissimo sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. E quando ci infortuniamo in servizio dobbiamo anticipare di tasca nostra i soldi per curarci, per poi vederci rimborsare dopo anni. Il Conapo dunque da tempo chiede inascoltato uno sblocco del turnover, visto che cresce il numero degli interventi per disastri e calamità, ma anche il novero delle competenze. Con la riforma della pubblica amministrazione, ad esempio, ci spetteranno funzioni ora assegnate al Corpo Forestale, problemi che si fanno sentire anche presso i Vigili del Fuoco di Catania, che scontano carenze organico rispetto alla pianta organica prevista. Ma per il Conapo è anche arrivato il momento di colmare o almeno ridurre la forte sperequazione retributiva che c'è tra i Vigili del Fuoco e gli appartenenti ad altri corpi. Se il Premier Renzi continuerà a dimenticare il problema delle gravi ingiustizie retributive che i Vigili del Fuoco subiscono rispetto agli altri corpi, pur correndo rischi analoghi, scenderemo in piazza. Il rischio da evitare a tutti i costi è quello di avere personale sempre più stanco e demotivato. Ma ancora non è tutto. Oltre alla grave carenza delle risorse umane, va aggiunta una carenza di mezzi senza precedenti nella provincia etnea. I mezzi del comando di Catania, distribuiti nell'intera provincia, sono pochissimi, vecchi e inadeguati agli standard di soccorso e sicurezza, i quali dovrebbero ottemperare. Il nostro, dicono, è un mestiere che fonda la migliore riuscita dell'intervento su mezzi performanti e studiati appositamente per garantire la sicurezza e l'incolumità del soccorso e del soccorritore,
La professionalità offerta dal Corpo Nazionale dunque viene vanificata da una scellerata politica di risparmio economico che ridicolizza la capacità operativa dei vigili del fuoco, esponendo il personale a incauti e criminosi rischi. Inoltre il CONAPO denuncia la situazione delle sedi di servizio dei vigili del fuoco della provincia Etnea, sedi che a causa della spending review non possono essere manutenzionate, una su tutte la sede del distaccamento sud zona industriale di Catania, nella quale, oltre allo stato di vetustà in cui versa da troppi anni, non viene effettuato nessun tipo di manutenzione, l'approvvigionamento idrico avviene per mezzo di un'autobot direttamente collegata all'impianto della sede, mentre la sede del distaccamento nord, già acquistata dal comando dei vigili del fuoco di Catania da circa un anno, non può essere resa operativa a causa della carenza di personale. Il sindacato CONAPO lancia quindi un appello ai politici della provincia Etnea per ridare piena efficienza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedendo azioni concrete in vista della prossima legge di stabilità. Designato all'unanimità dalla CDA del Teatro Massimo Bellini, Roberto Grosso è il nuovo sovrintendente dell'ente teatrale, una risorsa preziosa, così come l'ha definita il sindaco di Catania Enzo Bianco, che parla di lui come di un vero e proprio manager della cultura. Presidente e fondatore di Federcultura, Grosso dal 2012 è presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, è stato vicepresidente di Max e dal 2005 al 2009 direttore generale del Parco della Musica di Roma e direttore dell'Accademia di Santa Cecilia. Difficile e arduo il compito del nuovo sovrintendente, che dovrà aprire il teatro alla città, soprattutto alle nuove generazioni. A tal proposito, emblematico sarà il concerto che si terrà il 19 settembre a Piazza l'Elefante al Librino. Noi abbiamo un teatro di eccezionale livello, di grande tradizione, che negli ultimi anni purtroppo ha avuto difficoltà quasi insormontabili. La regione che dà sempre meno soldi, li dà molto in ritardo. Per rompere questo avvitamento verso il basso c'era bisogno di un colpo d'ala, c'era bisogno di un grande manager, forse il più grande manager di fatti culturali del nostro paese, presidente e fondatore di Federcultura, che si scommettesse su Catania per aprire questo teatro, conservando una grande tradizione, ma insieme aprirlo ai ragazzi, alle scuole, alla città, di aprirlo a livello nazionale e internazionale in grandi progetti ambiziosi. Roberto Grossi si sta scommettendo con passione in questo e il Teatro Bellini, con questo team, col maestro Nicolosi, darà un colpo d'ala e rinascerà per un futuro ancora migliore. Dunque un'impresa difficile, ma, dice Grossi, se tutti ci rimbocchiamo le maniche possiamo ottenere importanti risultati basati su qualità ed efficienza, riconquistando gli abbonati e soprattutto coloro che ancora sono distanti al teatro. Insomma, occorre fare impresa culturale per valorizzare attraverso il teatro l'intero territorio, e lo si può fare applicando uno specifico programma triennale, consapevoli che i fondi statali sono sempre di meno. Bisogna ripartire dalle idee e dalle energie. Guai pensare che il blasone di per sé sia tutto quello che serve. Il Teatro Massimo Bellini deve tornare ad essere quello che è sempre stato, cioè una realtà vitale, internazionale, aperta alla città, aperta ai giovani, ma capace anche oggi, nei tempi della spending review, di dimostrare che può avere i conti in ordine, che è in grado di avere efficienza e economicità. Ecco, questo è l'obiettivo che noi ci poniamo, e costruiremo un disegno veramente ambizioso che dovrà portarci da qui a 3-4 anni veramente a una totale rivitalizzazione. I fondi statali sono sempre meno, questo però non la spaventa, anzi i grandi progetti per il nostro teatro, innanzitutto l'apertura alla città e il coinvolgimento di chi il teatro lo frequenta poco. Sono diminuiti tantissimo anche i finanziamenti della regione, calati di 7 milioni di euro in poco più di 5 anni, ma questo non ci spaventa. Sappiamo che bisogna reimpostare i bilanci in modo nuovo, e tutto si basa sulla produzione. Noi abbiamo un'orchestra, un coro di alto profilo, deve lavorare, dobbiamo fare più recite, dobbiamo fare più rappresentazioni, e questo richiamerà più pubblico, incrementerà gli introiti di autofinanziamento e soprattutto avvicinerà i privati. Noi attualmente non abbiamo neanche una sponsorizzazione di privato, e questo è avvenuto perché non abbiamo costruito una logica di progetto. Ecco, bisogna lavorare con questa logica.